Botta e risposta Fall Edition. Non il podcast che ci meritiamo, ma quello di cui abbiamo bisogno. Mini puntate dedicate al mondo della nazionale maggiore e di suoi target, con chi? Con alcuni dei principali CTNT attualmente in carica. Una sola domanda, molteplici punti di vista. Ruolo per ruolo, indicaci i target e le tue specialità preferite. E ora, via col podcast e parola ai CT. I am sorry boy. Ciao a tutti, sono Maurizio, allenatore dell'NT Cambogia. Allora, prima di tutto faccio delle considerazioni generali. Alleno una delle più piccole nazionali del mondo. Abbiamo 100 squadre attive, per cui spesso bisogna accontentarsi e arrivare a compromessi con i proprietari. Lo staff italiano comunque è attivo da anni, ormai anche in Under 21, per cui i risultati stanno migliorando. Insomma, siamo quasi una presenza fissa ai mondiali, abbiamo raggiunto il round 3 sia con l'NT che con l'Under 21, quindi ormai ci manca solo una medaglia per certificare il buon lavoro svolto finora. Speriamo arrivi in uno dei prossimi mandati. Questi che presenterò adesso sono dei target indicativi e anche un po' ideali. In realtà poi la cosa migliore per il CT è avere giocatori non tutti uguali, ma anche abbastanza differenziati tra loro, per scegliere i più adatti di volta in volta. Allora, partiamo dai portieri. Il target è quello classico, 20 parate, 15 difesa, 20 CP. In caso di fenomeni si può arrivare anche a 15,5-16 in difesa e poi parate a oltranza. L'unica specialità utile, secondo me, è l'imprevedibile, per generare l'S passaggio lungo. Volendo si possono usare anche i CDT, giusto per aumentare i CDT difensivi, e finora ancora non siamo riusciti a costruirne, vedremo di farne qualcuno per il futuro. Poi continuiamo con i DC, qui differenza tra quelli normal e quelli da CA. Per quelli normal chiediamo un 17 più difesa, 17 regia, 9-10 passaggi. Per quelli da CA invece 18 difesa all'incirca, 14-15 regia e anche 12-13 passaggi, quindi più difesa e passaggi e meno regia. Specialità imprevedibile, la migliore, sempre per l'essere passaggio lungo e per l'azione speciale, ma anche CDT comunque va benissimo. Poi a seguire i veloci per bloccare i veloci avversari. Poi potenti possono essere utili sempre per il pressing. E infine tecnici, che sono alla fine quasi dei senza special, in quanto il CA spontaneo è rarissimo. Non ci siamo trovati anche a schierare tre difensori tecnici con molti passaggi quando abbiamo giocato CA. E insomma non abbiamo visto nemmeno uno di CA spontaneo. Per i terzini vale la stessa cosa per quanto riguarda le specialità, quindi imprevedibile, CDT le migliori, a seguire i veloci. Qui abbiamo dei target differenziati per i normal e per quelli da CA. Per i normal chiediamo solitamente 17 più difesa, 8-9 regia, 16-17 cross, 9-10 passaggi. Per quelli da CA aumentiamo difesa, quindi 18 difesa all'incirca, 6 regia, 15-16 cross e 12-13 passaggi. In questo ruolo c'è anche la distinzione dei terzini tiratori. Stiamo cercando di costruirne per il futuro, per i prossimi mandati, anche perché finora ho dovuto usare dei CC come tiratori. I terzini tiratori sono simili ai normal come target, ma con un po' meno regie cross e in C20, se si riesce ovviamente. Anche se effettivamente poi di CP se ne segnano veramente pochi. La beffa è che siamo usciti dal mondiale proprio per un CP che abbiamo subito, segnato dalla Svizzera, che è ancora in corsa tra l'altro. Poi passiamo ai CC. I CC normal, il target è 10-11 difesa, 19 regia all'incirca, 12-13 passaggi e 5-6 attacco se si riesce. Come specialità le migliori a pari merito per me sono CDT e veloce, che può fare le 6 tiro assist, che sono quelli più frequenti.
Poi l'imprevedibile che può fare gol o azione speciale. E il tecnico solo in caso di necessità. Mi sono ritrovato ad usarne uno che era molto forte ai mondiali. Può sempre fare l'S contro i CDT. Poi per quanto riguarda i CC offensivi, un po' meno difesa ma più passaggi attacco. Quindi all'incirca 9 difesa, sempre 19 regia, 14 passaggi e 7-8 attacco. Infine c'è la distinzione del mediano, che è comunque utilissimo in molti frangenti per bloccare le azioni avversarie, quindi non solo quando si gioca pressing, ma l'ho usato anche quando ho giocato CA o per difendere il vantaggio. Ovviamente deve essere potente, il target è 13-14 difesa, 19 regie, 9-10 passaggi. Poi abbiamo le ali, qui chiediamo 9 difesa, 16 e mezzo, 17 regia, 17 più cross e 9-10 passaggi. Volendo, se si riesce, anche 5-6 attacco. Come per i CC, le specialità, quelle migliori sono veloci di tiro assolutamente, poi molto staccati gli imprevedibili, che possono fare addirittura anche autogol, e infine i tecnici, proprio per, se non abbiamo altra scelta, insomma. Poi abbiamo gli attaccanti normal, per cui chiediamo come target circa 12-13 regia, 11-12 cross, 12-13 passaggi e un 17,5 in attacco. Le specialità migliori me sono veloce, a seguire il CDT, poi l'imprevedibile e infine il tecnico. E poi ci sono gli attaccanti, diciamo, più performanti al momento, che sono gli sventrapapere, quindi gli attaccanti potenti, quindi devono avere più regia per segnare in ribattuta. Quindi chiediamo 14 regia, anche 15 se si arriva, 9-10 cross, 11-12 passaggi e sempre un 17,5 in attacco. E infatti comunque l'accoppiata migliore in attacco è potente e veloce. Va bene, con questo mi sembra di aver detto tutto e ringrazio Dema per avermi invitato a questa bellissima iniziativa. Ciao a tutti e buon hat-trick! E grazie mille a Maurizio, I'm sorry boy, per il punto di vista. Si vede la sua precisione, si vede l'organizzazione dietro al mondo Cambogia NT ed anche Under 21, abbiamo sentito Vanagore nel botta e risposta Summer Edition. E quindi ottimo, ottimo, perché per me così percepite cosa c'è dietro a queste realtà. Vi invito a bazzicare sul forum CT Italiani all'estero, vedrete altri CT che scrivono come I'm sorry boy e capirete i progetti validi gestiti da colleghi italiani, ma questo lo dico perché? Perché se per caso anche magari non siete CT, non siete uno scout, ma volete semplicemente rafforzare il vostro club, adesso parliamo di NT, volete rafforzare il vostro club con over trentenni, magari scrivendo a questi staff come la Cambogia, I'm sorry boy, potete supportarli perché magari ci sono dei prospetti chiavi da salvare che sono importanti per determinate competizioni e farete un, diciamo che è una situazione win-win. Perché? Perché da un lato se hai supporto allo staff, dall'altro avrete un prospetto che sapete è prioritario per lo staff e avrà esperienza in nazionale e sarà più forte anche per il vostro club. Quindi pensateci a queste cose perché sicuramente si possono fare sinergie ed è molto utile. Detto ciò, parliamo della puntata. Allora, io sottolineo una cosa: sicuramente la volontà di creare, di differenziare i giocatori, la volontà di sperimentare, l'esempio dei portieri che al netto che sappiamo benissimo l'imprevedibile rimane prioritario, però appunto la volontà di provare a valutare magari i colpitori con le nuove modifiche almeno. E poi, diciamo, io sottolineo semplicemente questo: varietà, differenziazione in base al gioco, che magari in una nazionalina si deve estremizzare anche di più, quindi bisogna avere anche giocatori un po' differenti in base alla partita, all'approccio che si vuole giocare. Questo però può essere anche utile, oltre che in generale per le nazionali, anche per i club sempre, perché in base al vostro allenamento, al vostro stile di gioco, potrete volere dei target di diversi.
Ovviamente la nazionale si prepara ad avere tutta la varietà, in un club magari si può andare mirati in base appunto allo stile di gioco. Quindi facciamo degli esempi pratici. I'm Sorry Boy ha citato i difensori, per esempio, sia i DC che i terzini, in base allo stile di gioco si avrà una costruzione diversa. Se vogliamo dei DC o terzini votati al possesso, per i DC magari avremo una skill paritaria, difesa-regia, comunque una regia preponderante, i terzini avranno anche tanto cross. Magari invece, se si punta a un contropiede, si avranno dei difensori con e dei terzini con la skill primaria difesa, magari più uno verso un difensore da possesso. Quindi si tende al 18, perdendo un po' di regia per i DC, un po' di cross per i terzini, a favore anche della skill passaggi, che per quanto riguarda I'm Sorry Boy la vede al 12. Poi anche qui, come la puntata precedente di Monko, si parla sempre del potente, sia come DCO mediano, per la tattica pressing che utilizza I'm Sorry Boy, e anche si è parlato del mediano come situazione in cui magari in una situazione di possesso e di vantaggio, quando si va a chiudere è molto utile il mediano che blocca delle azioni, magari le ultime che escono. Quindi questo per me è la cosa più interessante. Poi anche lì è stato citato la distinzione tra centrocampisti classici e centrocampisti offensivi, perché magari si avrà la possibilità di spingere con un po' skill più, magari lasciando un po' di difesa e lasciando la 9 al posto che 11 di media, per spingere di più passaggi e attacchi per supportare appunto la fase offensiva con il centrocampista. Questo è un po' il macro, per me è bello chiudere così la puntata, questo per me è il concetto primario che mi porto a casa grazie alla puntata con I'm Sorry Boy. Io vi ringrazio, vi aspetto alla prossima puntata e grazie mille a I'm Sorry Boy e alla Cambogia. Un salutone!